A coltello il convivente al culmine di una lite, in manette una 48enne di Franca Villafontana. L'uomo, nonostante numerose ferite, non è in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto nel quartiere San Lorenzo della città degli Imperiali. I carabinieri di Firenze stroncano traffico di droga dall'Albania all'Italia. 5 arresti, la sostanza stupefacente arrivava sulle coste brindisine. Duro attacco del movimento No al Carbone al sindaco di Brindisi Riccardo Rossi. Da sindaco ambientalista a sindaco pro fossili, la storia è cambiata, ma in peggio. La risposta del primo cittadino: da oltre 10 anni chiedo la conversione a gas della centrale di Cerano, porterò Brindisi a chiudere con il carbone. Confronti, analisi del voto e rilancio. Il coordinatore regionale di Forza Italia Mauro Dattis, perfetto il commento di Berlusconi. Lo stadio viene finalmente consegnato alla Virtus Francavilla dopo 3 anni di inferno, ma prosegue lo scontro tra l'attuale amministrazione del sindaco De Nuzzo e l'ex sindaco Maurizio Bruno. Non poniamoci limiti, vogliamo fare grande il Brindisi. L'amministratore unico del sodalizio biancazzurro, Umberto Vangone, ospite a 100 Sport Magazine, rilancia le ambizioni del club. Il presidente Antonio Giannelli carica l'ambiente, domenica sarà il Fanuzzi a spingere la squadra. Benvenuti a questa edizione di 100 Notizie Brindisi. Come avete ascoltato dai titoli, in apertura parliamo di cronache, di un episodio che è avvenuto a Francavilla Fontana. Coltella il convivente al culmine di una lite, in manette una 48enne. L'uomo, nonostante numerose ferite, non è in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto nel quartiere San Lorenzo. Diverse coltellate tra la schiena e il torace inferte al compagno nel corso di una lite. L'episodio è avvenuto nella zona 167 di Francavilla Fontana, all'interno di un garage dove la coppia viveva. L'uomo di 61 anni è stato trasportato d'urgenza nell'ospedale Perino di Brindisi. Al momento non sarebbe in pericolo di vita. La donna, Maria Fanizza, di 48 anni, è stata arrestata per il tentato omicidio. I fatti si sono verificati ieri, poco dopo le 20, nella zona degli alloggi popolari del quartiere San Lorenzo. La centrale operativa della compagnia di Francavilla Fontana ha ricevuto una telefonata anonima che segnalava l'accoltellamento. I militari giunti sul posto hanno constatato la presenza della 48enne in evidente stato di agitazione. L'uomo era stato ferito con un coltello da cucina della lunghezza di 8,5 cm. L'arma era stata lanciata su un soppalco, è stata recuperata, ancora intrisa di sangue, e sottoposta a sequestro. Il ferito, curato dal personale del 118, è stato trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Perrino. Successivamente è stato trasferito nel reparto di chirurgia toracica dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. La donna, dopo le formalità di rito, è stata associata nella casa circondariale di Lecce. I militari dell'arma sono tuttora al lavoro per ricostruire il momento del gesto, ma ad innescare la lite dovrebbero essere stati futili motivi. L'uomo sarà ascoltato nelle prossime ore. Momenti di tensione nei pressi del Monumento al Marinaio d'Italia a Brindisi. Un uomo di 54 anni è riuscito a scavalcare il cancello del torrione minacciando di gettarsi nel vuoto. Il suo contratto di lavoro scade il 10 giugno e teme di rimanere senza lavoro. I motociclisti della polizia locale sono riusciti a fermarlo. 2 ore di trattativa con il mediatore dei carabinieri per farlo desistere. Sul posto anche polizia e vigili del fuoco, oltre alla moglie e alla madre. Ancora cronaca, i carabinieri di Firenze stroncano un traffico di droga dall'Albania all'Italia, 5 gli arresti, la sostanza stupefacente arrivava sulle coste brindisine. Il servizio di Fabrizio Caglianiello. I carabinieri del Comando Provinciale di Firenze hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 indagati ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante della transnazionalità. Gli arresti sono stati eseguiti nelle province di Firenze, Siena, Brindisi e anche in Albania, grazie alla collaborazione della polizia albanese attivata tramite il Servizio di Coordinazione Internazionale di Polizia, Terza Divisione Interpol. 3 degli indagati sono stati sottoposti alla custodia in carcere, altri 2 domiciliari. Il provvedimento è stato emesso a conclusione di articolate indagini avviate nel gennaio del 2018 dal nucleo investigativo del reparto operativo, che hanno permesso di individuare un gruppo criminale organizzato prevalentemente con soggetti di nazionalità albanese, dedito all'importazione, al trasporto e alla distribuzione di ingenti quantitativi di marijuana. Lo stupefacente, trasportato a bordo di imbarcazioni dall'Albania sulle coste brindisine, veniva stoccato in isolate località litoranee attraverso l'appoggio logistico di pregiudicati appartenenti alla criminalità pugliese, tra cui Saverio Palma di Ostuni, uno dei destinatari del provvedimento. Successivamente, mediante l'utilizzo di corrieri, la marijuana veniva inviata in un flusso costante alle principali piazze di spaccio italiane, tra cui Roma, Napoli, Milano e Firenze.
Il principale indagato è l'albanese Sergai Flodian, trafficante avente stabili collegamenti con la Toscana, che faceva la spola tra l'Albania e Brindisi per organizzare l'arrivo dei carichi. Lui è stato localizzato e tratto in arresto nel paese d'origine. Nel corso dell'indagine, condotta con il costante supporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, è stata sottoposta a sequestro circa mezza tonnellata di sostanza stupefacente. Duro attacco del Movimento No al Carbone al sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, da sindaco ambientalista a sindaco pro fossili. La storia è cambiata, ma in peggio. Da sindaco ambientalista a sindaco pro fossili, la storia è cambiata ma in peggio. Questo è il pensiero dei No al Carbone, il movimento che tra i suoi promotori ha avuto anche l'attuale primo cittadino Riccardo Rossi. L'attacco arriva dopo l'incontro tra Confindustria, autorità portuale, aziende energetiche e sindaco. Una condivisione di idee e apprezzamenti che non è piaciuta ai No al Carbone. Per noi non è una sorpresa, bensì una deludente constatazione di come la politica possa cambiare le persone e il loro modo di agire e pensare, commentano dal movimento. Una sorpresa forse lo sarà per i tanti cittadini che si sono illusi di votare e eleggere un sindaco ambientalista. Gli spazi delle banchine e del nastro trasportatore, spiegano, dovranno essere comunque liberati perché la centrale a carbone dovrà cessare la sua attività entro il 2025 e non sarà certamente merito di questa fantomatica conversione a gas. Nessuno obbliga questa città a dover essere sempre sacrificata per fare da fornitrice di energia al resto d'Italia mediante l'utilizzo di fonti fossili, prima bruciando carbone e poi bruciando gas. Oggi resta la speranza che i cittadini non si facciano abbindolare dalle solite scelte calate dall'alto e presentate come progresso, concordate a tavolino e accettate da una politica locale subalterna e quindi complice. I cittadini devono far sentire la propria voce, devono trovare il coraggio e la forza nonostante un contesto dove tutto appare già deciso e stabilito. Un contesto dove purtroppo istituzioni, aziende, politici e sindacati remano tutti in una stessa direzione. Noi non accetteremo questo, non accetteremo l'idea che tutto sia perduto in questa città. Se il movimento No al Carbone resiste è perché sappiamo che c'è una buona parte di cittadini che ha capito che la storia cambia solo con scelte nette e con una visione di futuro che guarda i vari aspetti globali e locali. E queste persone, che spesso non hanno voce perché distanti dalla politica partitica, hanno il diritto di essere difese da scelte fatte da altri nel silenzio, ancor peggio, nell'ipocrisia di trionfalistiche dichiarazioni di accordi che nulla di nuovo daranno a questa città. E ora la risposta del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi. Da oltre 10 anni chiedo la conversione a gas della centrale di Cerano, porterò Brindisi a chiudere con il carbone. Non si è fatta attendere la risposta del primo cittadino di Brindisi. Da oltre 10 anni, dichiara Riccardo Rossi, porto avanti con tantissime persone una battaglia per chiudere con il carbone. Da oltre 10 anni chiedo la conversione a gas della centrale di Cerano. Il perché è chiaro a chi ha un minimo di dimestichezza con le questioni energetiche. Le rinnovabili, fotovoltaico e eolico, non sono sufficienti, e non lo saranno per i prossimi 30 anni almeno, per avere un sistema di produzione stabile. La rete di trasmissione di energia ha assolutamente bisogno del gas per essere messa in sicurezza. Questa verità assoluta, spiega Rossi, mostra l'inadeguatezza di chi pensa di fare battaglie ambientaliste senza alcuna conoscenza tecnica. Noi invece, che verdi e ambientalisti, lo siamo sul serio, perché seri sono i problemi da affrontare. Il risultato della fine del carbone a Brindisi e in Italia lo vogliamo portare a casa sul serio. L'uso del gas a Cerano, se Enel vincerà la gara per la stabilità della rete, porterà a una riduzione del 90% degli inquinanti, azzeramento di polveri e ossidi di zolfo. Il porto verrà liberato dal carbone, che non verrà più trasportato per 12 km nelle campagne e non verranno più prodotte milioni di tonnellate di ceneri. Questa è la mia incoerenza? Va bene, conclude Rossi, io, nonostante voi, porterò Brindisi a chiudere con il carbone. Leggiamo un comunicato stampa di Confesercenti Brindisi. Venerdì 24 maggio, su sollecitazione della Commissione Attività Produttive riunitasi il giorno precedente, abbiamo ottenuto quel tanto sperato e più volte richiesto incontro con il sindaco Rossi. Rispetto a tale incontro, così come regola della politica, speravamo in una discussione aperta rispetto a posizioni apparentemente differenti o a una spiegazione delle ragioni alla base della scelta intrapresa, ma abbiamo compreso in maniera inequivocabile, con un atteggiamento inspiegabile, la totale chiusura rispetto ad una anche impercettibile modifica della stessa ordinanza. Il rammarico più grande della nostra organizzazione, dei commercianti da noi rappresentanti,
rappresentati deriva soprattutto dalla poca predisposizione dimostrata dal sindaco a voler ascoltare le esigenze e le proposte formulate da una parte della città. È dovere della Confesercenti capire se l'ordinanza del sindaco convince pienamente i consiglieri di maggioranza e i relativi gruppi dirigenti. Vista la scarsa sensibilità dimostrata da Rossi, chiediamo in particolare al Partito Democratico e a Liberi Uguali, partiti politici di livello nazionale, se commercianti e Confesercenti siano meritevoli del confronto come metodo che da sempre ha contraddistinto la sinistra e la sua azione metodologica. In buona sostanza vorremmo sapere una volta per tutte se la scelta del sindaco di rifiutare un progetto organico di riqualificazione urbana e commerciale della città sia stata unilaterale o supportata anche dai due partiti in questione. Laddove dovesse esserci stata un'anime condivisione, perlomeno chiediamo quella spiegazione politica che la nostra associazione, i commercianti, soprattutto la cittadinanza meritano, ma non hanno ancora ottenuto. Ci rifiutiamo di credere che l'attuale silenzio di Partito Democratico e Liberi Uguali possa persistere. Restiamo invece fiduciosi e convinti che la loro sensibilità e storia porterà a quel dialogo tanto sperato e dovuto per il rilancio della città e della sua immagine. Chiusura del Mercatone 1, presidio di lavoratori a Francavilla Fontana, nella notte furto nei magazzini, ce ne parla Filippo Melillo. Presidio dei 34 lavoratori del Mercatone 1 di Francavilla Fontana nei pressi della sede di via Grottaglie nella zona industriale per rivendicare la necessaria tutela occupazionale dopo la notizia del fallimento e la chiusura di tutti i punti vendita dell'azienda. Dopo l'incontro promosso dall'amministrazione comunale di Francavilla con i sindacati di lavoratori verrà convocato un consiglio comunale monotematico con la partecipazione dell'assessore regionale Cosimo Borracino e delle rappresentanze sindacali per cercare una soluzione a questa vertenza complessa e delicata. Noi oggi siamo partiti con il presidio davanti al punto vendita per far sentire la nostra voce, e chiaramente ci muoveremo anche in altre sedi perché vogliamo riavere il nostro lavoro che ci è stato così brutalmente strappato, e oltre ad far sentire la nostra voce anche a tutte le altre istituzioni perché si muovono al più presto. Hanno assegnato l'azienda a una Cernon Holding che sostanzialmente non esisteva e ci ha comprato praticamente senza liquidità. Oggi dopo 9 mesi abbiamo 94 milioni di euro di debiti, abbiamo fornitori non pagati, dipendenti bloccati stipendio, e punti vendita chiusi sotto sequestro, sotto naturalmente chiusura fallimentare. Oggi la politica, le istituzioni hanno un'opportunità unica e irripetibile, quella di poter dare la possibilità ad un gruppo di fornitori che si sono coalizzati e che hanno manifestato la loro possibilità di acquisire i compendi, e ad un gruppo di lavoratori che ha sempre dato tanto in questi anni, di poter dare una risposta vera all'economia reale del paese. Ci sono i produttori, ci sono i lavoratori, un indotto di 10.000 persone, la politica e le istituzioni che per una volta si mettano la mano sulla coscienza e facciano una prima cosa per l'economia reale del paese. È una partita che va giocata al di là dei consigli comunali, non ci prendiamo in giro. Se c'è qualcuno qui che ricorda quello che dissi nel 2015, non cambio idea, nel senso che è una partita che viene giocata assolutamente su altri tavoli, su tavoli di natura diversa, almeno quelli regionali, dove i sindacati faranno sicuramente la loro parte, si faranno sentire. E da quello che sto sentendo, qui ci sono proprio evidentemente dei reati fallimentari già, cioè è stato sottratto tutto. E poi forse solo oggi ci si sta rendendo conto, anche parlando un po' con i lavoratori, con chi è meglio informato di me, che probabilmente questo danno si sarebbe potuto evitare a monte con un po' più di controllo, perché insomma questa società maltese, che da quello che sento ha pagato a malapena una rata del vecchio debito, in così pochi mesi, 8 mesi, 90 milioni, è veramente un qualcosa di assurdo. Quindi probabilmente c'è stato un poco controllo di chi doveva controllare all'epoca. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi per la seconda parte di 100 Notizie Brindisi. Seconda parte di 100 Notizie Brindisi. Rischio dissesto finanziario per il comune di Carovigno, a lanciare l'allarme il sindaco Massimo Lanzilotti. Abbiamo ereditato milioni di euro di debiti dalle precedenti amministrazioni, le casse del comune sono vuote, paghiamo una gestione a dir poco allegra del passato. Bilancio in rosso e situazione disperata, stiamo facendo il possibile per evitare il dissesto finanziario già dal primo momento in cui ci siamo insediati, spiega il sindaco. Abbiamo messo in campo tutte le necessarie contromisure per scongiurare l'attuale situazione, ma
ma i conti al comune sono ormai al limite e non reggono più. A rischio ci sarebbe una serie di pagamenti ai fornitori che l'amministrazione rischia di non poter onorare. In fase di valutazione anche criticità di natura economica derivanti dalla Carbinia, la municipalizzata dell'ente. Confronti, analisi del voto e rilancio, il coordinatore regionale di Forza Italia Mauro Dattis dichiara perfetto il commento di Berlusconi. Ancora una volta il presidente Berlusconi ha mostrato lucidità nell'analisi del voto delle europee, in linea con i sondaggi e quindi al di sotto delle aspettative in tutte le regioni, e lungimiranza nell'individuare il percorso futuro del partito per ricollocarlo nel posto che gli compete nel panorama politico nazionale. Così l'onorevole Brennisino Mauro Dattis, coordinatore regionale di Forza Italia. Si riparte da dove nella nostra regione avevamo già cominciato, spiega Dattis, pur avendo ancora poco tempo a disposizione, spalancando le porte a tutti coloro che hanno a cuore Forza Italia, dagli amministratori locali ai semplici sostenitori, dalle categorie produttive e professionali agli operatori del terzo settore, che saranno sempre più coinvolti e protagonisti del percorso futuro che ci accompagnerà alla fase congressuale del prossimo autunno. Dattis prosegue, sarà un cammino di condivisione e confronto per far tesoro di ogni possibile contributo di esperienza che possa arricchirci e farci migliorare. Per quanto ci riguarda, prosegue il parlamentare, ci facciamo garanti che lo spirito innovatore del presidente Berlusconi e la sua apertura alla partecipazione dal basso alla vita di partito non cadano nel vuoto per una riscossa di partito che ci deve trovare pronti alle prossime, crediamo, imminenti elezioni. Già da sabato si riuniranno i dirigenti regionali e provinciali, i parlamentari, i consiglieri regionali, i sindaci e i giovani per riportare i risultati dell'ufficio di presidenza, per elaborare l'analisi del voto e per programmare le iniziative da intraprendere nelle singole province, con lo sguardo concentrato alle importanti sfide dei ballottaggi nei comuni pugliesi. Inaugurata la quinta edizione della Fiera dell'Auto a San Michele Salentino, ce ne parla Anna Sabonaro. Inaugurata a San Michele Salentino la Fiera dell'Auto, appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che intendano acquistare una nuova auto, e questo grazie alla professionalità e alle garanzie fornite da chi organizza l'evento, cioè la Gestauto Group. L'appuntamento con la quinta edizione è dal 31 maggio fino al 10 giugno prossimi. Anche quest'anno i visitatori avranno a disposizione un vasto assortimento di auto, soluzioni per tutte le esigenze. 1000 i veicoli mostra nella zona PIP su un'area di 20.000 metri quadrati. Come le passata edizione, come da tradizione Gestauto Group, i chilometri delle auto in esposizione saranno certificati. È una realtà che infatti cresce benissimo per noi, perché ci mettiamo veramente tanto amore e volontà a creare questa cosa. Voi sapete perfettamente quanto è importante questa fiera per San Michele Salentino, città dell'auto. In questa città, che dove ci sono tantissimi commercianti di auto, un gruppo di tali commercianti, siamo in otto, in realtà abbiamo creato la Gestauto Group, che è la creatrice della Fiera dell'Auto a San Michele. Tra l'altro Gestauto Group, che organizza la Fiera dell'Auto, ma che continua a lavorare insieme poi per il resto dell'anno, è questo il vostro punto di forza? Assolutamente sì, infatti è proprio questa voglia di creare un marchio di qualità che ci ha uniti e che ci dà la forza di poter andare incontro a tutte le esigenze dei nostri clienti. A proposito di questo, vi do dei numeri per capire la Gestauto Group come sta lavorando. In questi 4 anni di esistenza, 8.000 privati, e dico numeri esatti, 8.000 privati ci hanno degnato e ci hanno dato il piacere di venire a comprare le macchine dal gruppo della Gestauto Group. È una grande soddisfazione. Clienti che chiaramente oggi sono soddisfatti, ci ritornano come meglio possiamo fare per tenerli contenti. A proposito di questo, vorrei spendere due parole, perché la Gestauto Group si è concentrata proprio su quello che sono le richieste di ogni cliente. E gli abbiamo dato, credo, perché noi sentiamo quello che ci chiedono, gli abbiamo dato sicuramente quello che loro ci hanno chiesto. E queste sono vetrine importanti anche per il territorio. La speranza è che i visitatori della Fiera dell'Auto possano in qualche maniera godere anche delle bellezze di San Michele Salentino. Assolutamente sì, credo sia la vetrina più importante dell'anno, un'occasione per l'intera comunità di San Michele Salentino, perché se confermiamo il trend dell'anno scorso, oltre 30.000 visitatori, che non solo possono venire a farsi una passeggiata in fiera e quindi a trovare davvero decine e decine di occasioni, ma possono anche vivere il territorio con tutto quello che offre, la gastronomia, la buona cucina. È una piccola oasi di pace, per cui grande merito a questi 8 imprenditori commerciali per questa scelta lungimirante che vede alla luce il suo quinto anno, la sua quinta edizione,
per cui noi non possiamo essere che soddisfatti. C'è un bel parco macchine quest'anno davvero per tutte le fasce dei consumatori e quindi vi aspettiamo a San Michele Salentino, saremo qui fino al 10 giugno per accogliervi come meglio sappiamo fare. Siamo allo sport, parliamo di calcio, non poniamoci limiti, vogliamo fare grande il Brindisi. L'amministratore unico del sodalizio biancazzurro Umberto Vangone, ospite a 100 Sport Magazine, rilancia le ambizioni del club. Intanto vi ricordo domani alle 15.30 in onda sui nostri canali lo speciale playoff con Fabrizio Caglianiello. Giocare in un campo dove ci sono 4.000 persone è piacevole, c'è un entusiasmo, c'è tutto, emozione. Posso dire tranquillamente che le ultime partite mi stanno emozionando, la partita con l'Altamura che è stata la prima vera e propria partita finale. Poi quella di Barletta non ne parliamo, forse sono state le partite più belle, Altamura, Barletta. Storica. Speriamo che domenica sia la stessa, possiamo ripeterci come Barletta, come Altamura, come lo stesso Casarano, anche se non abbiamo avuto la fortuna con Casarano, ma diciamo che avere un pubblico, avere i giocatori e tutto ci può dare la forza di fare una bella partita. Io a differenza di Andrea sono un po' scaramantico, quindi aspetteremo il 9 giugno per tirare le somme. Sono scaramantico, ma credo nella nostra squadra, nella forza della nostra. Siete stati allo stadio oggi? Sì, siamo andati a i ragazzi. Carica. I ragazzi sono tanti bravi ragazzi e ragazzi umili. Non parlano, tengono in silenzio le proprie emozioni, sanno, specialmente quelli di Brindisi, l'emozione a loro è forte perché oltre a portare la casacca si giocano anche il loro futuro. Perché io dico ai ragazzi, vi state giocando il vostro futuro. Siamo in chiusura, è tutto per questa edizione di 100 Notizie Brindisi. La parte tecnica è stata curata da Alessandro Colavito e Dario Spagnolo. Un cordiale saluto e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.